Il paradiso delle signore, il volto Tancredi rivela, stravolgerà gli equilibri. Le novità della settima stagione del Paradiso delle Signore non sono finite. A breve farà il suo ingresso un altro personaggio, destinato ad avere un ruolo incisivo nelle trame della soap. Si tratta di Tancredi di Sant'Erasmo, ossia del fratello maggiore di Marco, nonché nipote di Adelaide. A vestire i panni di questo personaggio è Flavio Parenti, noto al grande pubblico per i diversi ruoli ricoperti nel panorama televisivo italiano. Cosa farà Tancredi quando arriverà al grande magazzino milanese? A svelare qualche particolare ci ha pensato Parenti stesso che, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, ha detto che il suo personaggio non andrà affatto d'accordo con Vittorio. Inoltre è stata anticipata la data in cui i telespettatori del Paradiso delle Signore potranno vedere Tancredi per la prima volta. Tancredi di Sant'Erasmo è un personaggio dalle sfumature ambigue che, con il suo carattere, ha già scombussolato la vita dei suoi cari. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per saperne di più sulla sua personalità. Infatti pare che il debutto sul piccolo schermo avverrà dopo le feste di Natale, per l'esattezza martedì 27 dicembre. L'arrivo di Tancredi sarà un vero tsunami, ha dichiarato Flavio Parenti, aggiungendo che stravolgerà gli equilibri. Nel descrivere il suo personaggio, Flavio Parenti non ha mancato di usare aggettivi come patriarcale perché possiede una mentalità retrograda soprattutto per quanto riguarda il matrimonio. A causa del suo carattere entrerà in conflitto con Vittorio, il quale ha iniziato a legare con sua moglie Matilde. L'attore Parenti ha anche aggiunto che il nuovo protagonista del Paradiso delle Signore sarà moderno di vedute, molto dolce con la moglie. Basti pensare che, pur di salvarle la vita, si è gettato in un incendio rimanendo offeso ad una gamba. Farà di tutto per riconquistarla, ha affermato l'interprete. Flavio Parenti, oltre ad essere impegnato sul set del Paradiso delle Signore, in cui ha detto di essere stato accolto benissimo, sta girando una miniserie intitolata La Lunga Notte, in cui interpreta il re Umberto I. Dal 21 dicembre, inoltre, sarà possibile vedere Parenti in una docufiction di Rai 1 su Mondadori, lui sarà Alberto. Nonostante l'agenda fitta di impegni, l'attore ha dichiarato di essere ben organizzato e che riesce a ritagliare del tempo per la moglie e la figlia di 5 anni, oltre a cucinare.